Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto io devo ringraziare tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e di questo sono davvero molto molto contento. Voi delle community siete la nostra linfa vitale, grazie al vostro sostegno, i vostri commenti, i vostri mi piace, le vostre iscrizioni, il canale cresce giorno dopo giorno. Di questo sono davvero contento, voglio dirvi grazie, grazie di cuore. Altra cosa importante, abbiamo un secondo canale di Quantum Extra che parliamo di tutto tranne che di calcio, e abbiamo anche i canali social. Tutto quello che creiamo di social è creato da noi. Partiamo con questo nuovo contenuto sulla Champions. Si arriva allo scontro diretto, si arriva alla fase a eliminazione diretta, si arriva agli ottavi e si parte nel segno del Real Madrid e del Manchester City, le due grandi favorite alla vittoria di questa Champions. Due squadre che oggi, come abbiamo visto, sono due squadre che giocano per vincere, sono due squadre che non speculano sul risultato, sono due squadre che vogliono la vittoria a tutti i costi. E partiamo dalla prima partita, da Copenhagen Manchester City, una partita strana, una partita dove il Manchester City ha deciso di giocarla alla Manchester City, cioè attacco totale, le avanzate con De Bruyne, davvero in serata magica, e proprio il belga che porta in vantaggio dopo 10 minuti il Manchester City. Sembrava un assedio, sembrava che il Manchester City potesse dilagare, potesse avere una partita così facile, anche nel senso in cui il Copenhagen, se non mi sbaglio, come ha detto anche il telecronista, è 60 giorni, perché lì è fermo il campionato, cerca di partire al risparmio, ma al 34esimo, per un unico, secondo me, errore di tutta la partita del Manchester City, dove Ederson sbaglia completamente un pallone che lo dà al giocatore avversario, che poi la mette al mezzo e realizza il gol dell'1-0. Esordio col gol, col neoacquisto del Copenhagen. Però a quel punto uno dice: sembra la partita stregata, sembra che Manchester City si sia addormentato. No, il Manchester City ha deciso, allora è il momento di giocare da Manchester City. Dopo neanche 10 minuti che gioca da Manchester City, una giocata fantastica, Bernardo Silva, Bernardo Silva, e si realizza il gol del 2-1. Ma che giocata è stata! È stata una magia del belga con il portoghese. Signori miei, quando questa azione del gol vale solo questa azione, il costo del biglietto. Nel secondo tempo è stato un monologo del Manchester City, che riesce a trovare il gol, il 3-1, solo nel finale con Foden che realizza il gol del 3-1. L'unica nota negativa di questa partita è una sola, che a sorpresa non segna Haaland. Nella prima partita, nello scontro diretto, non segna. Lo scorso anno ne aveva segnato addirittura 6 alla prima partita degli ottavi, quest'anno a secco. Però si conserva per le partite successive, quelle che contano. Però, signori miei, uno può dire tutto quello che vuole: quando vede giocare in Manchester City ti diverti, non vede una squadra che si accontenta, dice ha fatto quel golletto, sto conservato. No, va e voglio vincere la partita, ma così si deve fare. E mi spiace dire che il nostro allenatore della Juve, voglio proprio tornare a questo, si arrivano alla vittoria, si arrivano in tanti modi. Il suo modo ultimamente è ridicolo, perché si accontenta di difendere partite in contropiede. Oggi abbiamo visto un Manchester City che va in vantaggio, viene raggiunto, non si scompone, quando decide di giocare vince e stravince. Se possiamo vedere pure delle statistiche dominanti: possesso palla 25 a 75, tiri 4 a 26, il 3-1 alla fine è anche un risultato bugiardo, perché oggi Manchester City meritava di vincere almeno con più di 3 gol di scarto. E andiamo invece nella partita
nell'altra partita, che era più complicata perché si metteva da una parte il Lipsia e l'altra il Real Madrid, signori miei, qui è stata una partita davvero, davvero bella. Una partita decisa da nostra ex conoscenza della Serie A, Bernardo Diaz, se non mi sbaglio, sì, Bernardo, no, Brian Diaz, scusa, Bernardo è l'altro. Comunque, in questa partita è successo un episodio che è successo ai campionati italiani. Dopo 2 minuti viene annullato un gol giustamente all'Ipsia perché il difendente, no, l'attaccante, disturba il portiere del Real Madrid. E se viene disturbato il portiere del Real Madrid, viene annullato il gol. Però la cosa strana, che possiamo dire che l'azione è diversa, che possono starci diverse situazioni, qui il gol è stato annullato. In Italia, nel campionato italiano, nella partita Roma-Inter, il gol è invece stato convalidato. Poi ognuno la può pensare come vuole, però stessa situazione, stessa dinamica, decisioni completamente diverse. Decisioni che, signori miei, da una parte viene convalidato un gol, dall'altra viene annullato. Comunque è stata una bella. Posso dire che è stata davvero una bella partita, una partita dove secondo me il 1-0 è stato bugiardo, perché per me è stato forse più giusto era l'1-1 o lo 0-0, perché l'Ipsia non meritava di perdere, anzi l'Ipsia ha messo anche in difficoltà il Real Madrid. È stata una partita dove le due squadre hanno cercato la vittoria, però alla fine si può dire che il risultato giusto era il pareggio, perché sia da una parte il Real Madrid che dall'altra il Red Bull Lipsia hanno fatto quello che devono fare: spettacolo, azioni, gol. Se andiamo a vedere un po' di statistiche pure, possesso palla 49 a 51, tiri 15 a 15, tiri in porta addirittura, come tiri in porta ne ha fatti più Lipsia. Questo è quello che voglio dire. Però alla fine vince il Real Madrid con 3 tiri in porta. Andiamo a vedere altri attacchi: 110 contro 104, attacchi pericolosi 42 52, fuori gioco 2-0, calci d'angolo 7-3, punizioni 12-12. La partita è stata completamente equilibrata. Cosa fa la differenza? La differenza tranquillamente la fa da una parte i campioni del Real Madrid, dall'altra i pochi campioni che ha il Red Bull Lipsia. Possiamo dire che ha tanti, ma tanti campioni, però non ha i campioni a livello del Real Madrid. Poi, signori miei, se poi noi andiamo a prendere il Real Madrid, oggi al Real Madrid, vi faccio solo questi nomi, guardate chi mancava al Real Madrid: Alaba, Bellingham, Courtois, Rudiger e Militao. Signori miei, al Real Madrid gli mancavano Bellingham, Alaba, perché i nomi si devono dire che risuonano: Courtois, Militao e Rudiger, e va a vincere in Germania. E questa formazione, quando avrà tutti i titolari, che formazione è? E tutto questo, il Real Madrid gli manca il centravanti. E se davvero si prendono Mbappé, qui stiamo parlando di una squadra galattica, di un Ancelotti che in Italia l'avevano dato per bollito, di un Ancelotti che fa giocare i giovani, che fa divertire un Ancelotti che difende ma contrattacca. Questa è la differenza tra due allenatori vincenti come Ancelotti e Guardiola e Allegri, che pensa solo a difendere. Comunque, anche con tutte queste assenze, prende una vittoria fondamentale. Poi ricordiamo che ormai il gol in trasferta non c'è più, al ritorno può essere tutta un'altra storia, però Real Madrid parte in questo momento col 51% di possibilità di arrivare ai quarti di finale. Invece Manchester City, favoritissimo, ha stravinto forse 3-1, un risultato bugiardo perché Real Madrid doveva vincere anche con più di 3 gol di scarto. Comunque è partita la Champions ed è partita con i due grandi favoriti alla vittoria finale.
Manchester City e Real Madrid. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao!